Ne abbiamo sentito parlare più volte della trasformazione del Parco dei Passeggi in un vero e proprio Parco delle Meraviglie. Finalmente, dopo diversi anni, sembra che a partire dal prossimo 2024 i lavori prendano veramente inizio con la trasformazione di questo polmone verde della città grazie alle idee messe in campo dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Fano. I bambini si sono buttati a capofitto a questo progetto con molto entusiasmo e hanno seguito tutte quelle che sono poi le fasi vere e proprie della progettazione. Abbiamo fatto sopralluoghi, intervistato i passanti e hanno fatto foto e poi dopo hanno lavorato direttamente con disegni, fotomontaggi, e hanno analizzato quella che era la storia dei passeggi da quella che era la storia e l'origine di questo parco. Dopodiché hanno realizzato anche un plastico che è stato presentato al Consiglio Congiunto degli Adulti. Da lì poi quest'anno insieme a Luca abbiamo cercato di trasporre quelle che erano le loro mille idee in qualcosa di realizzabile. Si partirà dagli ingressi, poi a stralci con i vari interventi lungo tutta l'area. Il progetto, dal costo di 500.000 euro, è stato presentato la scorsa settimana. Arretriamo i cancelli rispetto alla strada, andiamo a definire un'area ampia e visibile, ma la caratterizziamo anche. Infatti grazie alla carnevalesca possiamo recuperare, riutilizzare porzioni dei carri di carnevale. Il secondo tema è quello dei percorsi. Manteniamo inalterati quelli che sono i viali esistenti, in quanto sono, oltre ad essere molto belli, sono un rapido collegamento ciclopedonale tra via 4 Novembre e via Roma. A questi però andiamo ad aggiungere un sistema di sentieri lungo le due sponde del canale, che saranno esclusivamente pedonali e permetteranno il collegamento tra i petali. I petali sono queste aree ben definite all'interno delle quali inseriamo una tipologia di attività che potrà essere il gioco dinamico, il gioco musicale, la scoperta, ma il più importante tra queste è sicuramente quello del teatro all'aperto. Un parco inclusivo dedicato a tutti i bambini della città e non solo, nessuno escluso, ha detto l'assessore Brunori. L'area poi verrà chiusa nelle ore notturne. Vedrete che con questa progettazione, che grazie ai due professionisti siamo riusciti a tradurre e a mettere a terra, quel parco sarà veramente straordinario, migliorando anche quelli che sono gli accessi, anche perché proprio nella prossima settimana andrà a gara il progetto di Viale Kennedy, quindi sarà anche una facilitazione a quello che è un percorso ciclabile e pedonale. Ed oggi questo luogo diventerà un luogo di gioco, di creatività, di socializzazione, ma anche di espressione della città, perché attraverso un calendario che faremo con le associazioni, molte associazioni potranno esprimere quelle che sono le loro culture e le loro possibilità.